Caposquadra, questo è il terzo turno che interviene stamattina. La terza squadra che interviene su questo intervento, perché già è scoppiato stanotte l'incendio e quindi i colleghi stamattina hanno ricevuto il cambio e ora noi stiamo dando il cambio a quelli che sono stati stanotte qua a lavorare. Tre autobotti, una cisterna. Una cisterna da 25.000 litri e tanto autoprotettore perché l'aria è respirabile. Ecco, ci diceva che chi era presente in questo campo nomadi è scappato, no? Si sono dati tutti alla sempre, fuga. Sempre che si siano allontanati autonomamente, che non ci dovrebbero essere né ferite né intossicate. Queste sono le notizie al momento. Ma che cosa potrebbe essere partito questo incendio? Al momento non abbiamo la certezza di dove sia scaturito l'incendio e quindi dobbiamo verificare dopo e vedere da dove è partito l'incendio. Visto che su Catania molti roghi partono anche dai cumuli di immondizia che si trovano per le strade. E in questo momento che sta vivendo la città anche penso che sia anche questa una causa che scaturisce questi incendi. Partono dalla spazzatura e poi coinvolgono anche altre situazioni, macchine vicino e quant'altro. All'altezza del civico 14 in via San Giuseppe all'Arena è andato tutto distrutto. Sì, al momento c'è tutto distrutto, tutto quello che c'era dove era, diciamo, abitato tra virgolette da queste persone è tutto distrutto, è andato tutto bruciato. Tra i danni si segnalano anche quello alla linea elettrica, questa principale. Sì, esatto, perché è stato coinvolto dall'incendio il circuito principale che parte dalla cabina fino a dove siamo in questo momento, per cui diciamo stiamo ripristinando la fornitura attraverso un gruppo elettrogeno che abbiamo posto qua accanto per ripristinare i clienti nuovamente in servizio. Si può già fare una stima dei danni? I danni sono ingenti perché oltre al circuito sono state coinvolte anche dei sostegni, per cui diciamo il danno sicuramente girerà qualche migliaia di euro.